Avevo paura di approfondire. Spiriti narranti attraverso C. Ballardini e P. Filippini. Luigi, non credere che io non fossi sincero quando professavo la mia fede. Semplicemente ero molto limitato. Credevo nelle poche cose che conoscevo e non desideravo approfondirle oltre. Mi accontentavo, insomma, di una fede superficiale. Nella mia vita ho fatto molte cose in modo assai superficiale. Avevo paura di approfondire perché in fondo avevo paura della morte, come tanti. Non potevo immaginare la grandiosità di una vita di cui non ero neanche sicuro. Cercavo di non pensarci, di non pormi il problema. Avevo già tante cose da fare, impegni, lavoro, famiglia, inutile complicarsi la vita. Credo che sia stato l'atteggiamento della maggioranza delle persone del mio tempo e forse anche di quello attuale. Della vita mi interessava la parte pratica, ero un buon lavoratore e il lavoro mi piaceva e mi dava soddisfazione. Sono stato un uomo onesto, semplice e sincero e di questo ne sono fiero. Ho avuto una vita semplice ma vera. Oggi sono trasformato. Ho lasciato quell'abito vecchio e come una farfalla ne sono uscito migliore, più bello, più luminoso, più grande. Oggi sono cosciente, so di me tutto quello che ho fatto nelle mie vite precedenti e sono consapevole del mio vivere in questo livello di esistenza. Faccio parte di un gruppo di anime che sono in pratica la mia famiglia. Ho ritrovato amici, persone care, non somiglio più a quella persona che viveva nella materia. Sono un essere spirituale che conosce abbastanza se stesso e lavora al suo perfezionamento. Non consideratemi più soltanto Luigi. Oggi ho un altro nome e un'altra vita. Sono tornato nel mondo vero, quello che ero prima è un'illusione. Non pensate che abbia dimenticato tutti, semplicemente sono andato avanti. Sono fiero dell'esperienza nella materia e ricordo tutti con affetto e li benedico, ma ora mi dedico al lavoro qui. Sto bene, molto bene, non siate in pena per me, sono molto più felice di quanto possiate immaginare. Ora vi saluto con una preghiera e una benedizione.